Noi, avendo vinto la gara d'appalto regolarmente fatta, vogliamo delle risposte, insomma, non è giusto che 36 persone rimangano a casa senza delle motivazioni, ripeto. La situazione, capiamo che la situazione del comune di Reggio è molto grave, però come hanno battuto gli altri pugni sul tavolo, adesso tocca a noi, quindi devono comunque ascoltarci e devono dare le risposte. Ma i debiti con le banche li avevano saldati? I debiti con le banche sì, noi li abbiamo saldati, però comunque rimangono dei debiti a livello lavorativo, perché io da rappresentante legale, da presidente, grava su di me la condizione di 36 persone che avanzano 11 stipendi e non sono pochi. E di conseguenza le situazioni familiari, c'è chi purtroppo non ha nemmeno il marito che lavora, quindi la situazione deve essere gestita un pochino, perché non devo dare io queste risposte, devono dare loro queste risposte. Tutto questo la vostra utenza alla fine comunque rivolge a servizi privati? Noi abbiamo portato avanti fino al 31 luglio, già i problemi economici c'erano precedentemente, perché comunque anche l'amministrazione precedente, prima dei commissari, c'erano un po' di problemi economici e noi abbiamo mantenuto il servizio. Adesso gli utenti purtroppo non si sa se sono stati integrati nei privati, oppure molti hanno chiamato delle babysitter, insomma non glielo so dire, però erano 120 utenti che si trovano senza servizio, sempre comunque un servizio sociale, quindi aperto ai più bisognosi. E anche questo è il discorso che giustamente deve essere spiegato bene, perché è un bisogno della città, una città metropolitana in fase di crescita che comunque rimane sempre in ginocchio se non si trovano delle soluzioni concrete. Oggi che sperate di incontrare i commissari? Speriamo di incontrarli, non speriamo, dobbiamo incontrarli. Noi rimaniamo qui domani, dopodomani, tra 3 giorni, tra 4 giorni rimarremo qui. Loro devono trovare mezz'ora per ascoltarci e soprattutto per dare delle risposte, perché non è possibile con fax inoltrati, con richiesta di incontri, essere messi da parte dopo aver dato l'anima per questo servizio. È giusto che loro ci diano delle risposte. C'è stato qualche segnale dal comune? Nessun segnale per il momento. No, nessun segnale. Ecco, pensate davvero che i commissari possano darvi le risposte che vi aspettate? Fino ad ora le risposte date ai commissari ai vari problemi non ci sono sembrate all'altezza, quindi questo non vi scoraggia un po' e non vi porta di andare alla ricerca magari di un altro interlocutore? Guardi, non sono problemi nostri, perché io ho avuto l'incontro col prefetto Castaldo a ottobre e io ho detto che lascio da parte il politico per mettere davanti lo Stato e dare piena fiducia allo Stato. Quindi, visto che il politico ha toppato, vediamo lo Stato dove arriva. Prego. Segretario, è una situazione che è arrivata al limite della sostenibilità, forse l'ha già sorpassato? Indubbiamente a Reggio sì, cioè perché oggi diciamo è un'altra ennesima protesta che si svolge davanti ai palazzi del potere di Reggio Calabria, perché questi dobbiamo chiamare palazzi del potere, perché chi non vuole ascoltare il grido d'allarme che arriva dalla città evidentemente non ha capito fino in fondo in che situazione si trova oggi la provincia di Reggio Calabria. La manifestazione di queste mamme di famiglia che oggi sono qua a pretendere che gli venga pagato quello che è giusto, cioè il lavoro che hanno svolto in questi mesi, è, voglio dire, la cosa più emblematica. Oggi la commissione straordinaria, al quale noi anticipatamente avevamo chiesto un incontro, sembra che stamattina non ci sono, verranno di pomeriggio. Quindi io voglio sapere soltanto dalla commissione straordinaria come pensa di uscire fuori da questa situazione e che tipo di risposta vuole dare a queste mamme. Io quello che ci tengo a precisare è che qua si parla molto di legalità, no? Questo è un territorio dove ognuno viene, si riempie la bocca con questa bella parola legalità. Chiudono degli asili importantissimi di persone, voglio dire, un po' emarginate che usufruivano di queste due strutture, quella di Archi e quella del Gebbione, dove persone, voglio dire, andavano là e trovavano una famiglia. Loro hanno chiuso questi due asili senza neanche dire il perché li hanno chiusi, perché ancora non siamo riusciti a capirlo. Si parla di inagibilità delle strutture, ma dopo tantissimi anni si rendono conto che queste strutture diventano inagibili e questo è sufficiente a chiudere le strutture importanti per una città come Reggio Calabria. Cioè la gente qua è facile nascondersi dietro il dito e dire non abbiamo i soldi. Però la gente, cioè voglio dire, alle persone che cosa possiamo dire? Non ci sono i soldi per mantenere queste strutture, è un fatto veramente grave. Cioè se si pensa di amministrare una città e nascondersi dietro il fatto che non ci sono i soldi, questo non sta bene.
non va bene, perché i soldi non è che in alcuni settori, voglio dire, i soldi non è che sono la cosa principale, queste sono attività che purtroppo danno dei servizi e devono essere mantenute. Non possiamo più permettere a nessuno di giocare sulla pelle della città, e qua si sta giocando sulla pelle di questa città. Basta vederlo tutti i giorni quello che succede davanti a questi palazzi, e tutti sono sordi, nessuno vuole ascoltare il grido di allarme che arriva dai cittadini, dai lavoratori di questa terra. E io credo che il cittadino deve capire che è giunto il momento di prendere in mano la situazione. Non possiamo più permettere a nessuno di calpestare i diritti e la dignità dei lavoratori. Ecco Aurelio, queste manifestazioni, ce ne sono tanti qua a Piazza Italia, ma ultimamente i risultati che si portano a casa poi sono pochi. Non pensate che bisogna cambiare anche un po' l'atteggiamento, il modo di protestare anche? Guarda, noi come USB il nostro modo di protestare è molto diverso dagli altri. Noi quando prendiamo una vertenza la vogliamo portare avanti fino in fondo e con tutti i mezzi disponibili. Noi democraticamente cerchiamo, certo, di protestare, però se poi democraticamente qualcuno pensa di poter prendere in giro i lavoratori, a noi non ci sta bene. Noi oggi come oggi siamo qua per dirlo democraticamente: prendete provvedimenti. Se chi di dovere non prenderà provvedimenti, evidentemente poi si agirà in modo diverso, perché non è possibile continuare in questa situazione. Ecco, tocchiamo il problema. Asilo nido significa bambini, bambini di famiglie comunque non forti, disagiati. Insomma sempre comunque il debole che va a pagare. Certamente, in questa, quindi, città, diciamo, in questa città chi paga è il debole, perché chi ha la possibilità, chi ha le risorse economiche in questa città non paga niente, ma il ricco diventa, nel momento di crisi, ormai è una cosa conclamata da tutti, il ricco diventa più ricco e il povero diventa sempre più povero, e questa città ormai ha questi due pesi. Ci sono i ricchi che stanno diventando sempre più ricchi e ci sono i poveri che sono diventati ormai al discorso non di arrivare alla terza settimana, di arrivare al primo giorno del mese. Cioè questo qua, se qualcuno, chi di dovere, non prende provvedimenti, qua rischia veramente di scoppiare una rivoluzione in questo territorio. È ora di smetterla con gli accordi, con gli inciuci, perché non servono alla gente. La gente vuole risposte e le risposte le deve dare la politica, perché è stata messa là per dare risposte ai cittadini. Grazie.